faccia grottesca con la bocca aperta e gli occhi al cielo. Tra i gang scoppiano la loro risata simile a un grugnito. Pensa in parchi sono squitti deliziata. Qualcosa urtò violentemente contro la spalla di Harry, facendolo barcollare. Una frazione di secondo dopo, sei secondo, che Neville ha partito la carica e appunta verso Malfoy. Neville, no! Harry balzò in avanti e afferrò Neville per gli abiti. Neville si divincolò freneticamente agitando i pugni, cercando disperatamente di colpire Malfoy, che per un attimo parve sotto shock. Aiutami! Disse Harry a Ron. Riuscì a passare un braccio attorno al collo di Neville, trascinandolo via lontano dai serpeverde. Tra gli argoi avevano fatto un passo avanti, i pugni in guardia pronti alla rissa. Ron afferrò il braccio di Neville e insieme a Harry riuscì a trascinare una fila di Gryffondoro. Neville era paonazzo. La pressione nel braccio di Harry nella sua gola rendeva incomprensibili destare parole che uscivano dalle labbra. Non ridere! Non mungo! Faccio vedere! La porta dell'aula si aprì e apparve Peter. I suoi occhi neri scorsero la fila di Gryffondoro fino al punto in cui Harry e Ron stavano lottando con Neville. Potter, Weasley, Pacioc, state facendo a botte? Chiese con la sua voce fredda e beffarda. 10 punti in meno per Gryffondoro. Lascia andare Pacioc, Potter, o ti prendi una punizione. Dentro, avanti! Harry lasciò andare Neville, che lo guardò storto ansimando. Ho dovuto fermarti, si giustificò Harry senza fiato, recuperando la borsa. Tra gli argoi ti avrebbero fatto a pezzi! Neville non disse nulla, si limitò a riprendere la borsa e entrare nell'aula. Per la barba di Merlino! Bisbigliò Ron mentre lo seguivano. Che cosa gli ha preso? Harry non rispose, sapeva esattamente perché il tema dei pazienti del San Mungo e dei danni mentali provocati dalla magia era tanto delicato per Neville, ma aveva giurato a silenzio di non dirlo mai a nessuno, nemmeno Harry sapeva che Harry sapeva. Harry, Ron e Hermione, preso i soliti posti in fondo all'aula, tirarono fuori penne, pergamene e le loro copie di 1000 erbe e funghi magici. Tutta la classe bisbigliava l'azione di Neville, ma quando Peter chiuse la porta con uno schianto, tutti tacquero all'istante. Avrete notato, disse Peter con la sua voce bassa e sarcastica, che oggi abbiamo un ospite. Indicò un angolo dell'aula in penombra. Harry vide la professoressa Umbridge seduta con il blocco sulle ginocchia, alzando le sopraccigliane, lanciò un'occhiata a Ron e Hermione. Peter nella Umbridge, gli insegnanti che odiava di più, difesa contro difficile decidere quale dei due voleva vedere trionfare sull'altro. Oggi proseguiremo con la soluzione corrubante. Troverete le vostre misture come le avete lasciate la volta scorsa, e se non sono state eseguite correttamente, dovrebbero essere maturate durante il fine settimana. Le istruzioni, agito di nuovo la bacchetta, sono sulla lavagna. Al lavoro! Professoressa Umbridge passò la prima mezz'ora della lezione prendendo appunti nel suo angolo. Harry interessava molto sentirla interrogare Peter, tanto che si distrasse di nuovo. Sangue di salamandra, Harry! Gemette Hermione afferrando il posto per impedire di aggiungere la terza volta che riesce a spaziare. Non succo di melagrana! Ah sì! Disse lui, vacco posando la boccetta e continuando a guardare nell'angolo. La Umbridge si era appena alzata. Fece Harry piano, venendo dietro due file di banchi verso Peter, che era chino sul calderone di Dean Thomas. La classe sembra molto avanzata per il suo livello, disse brusca l'Ambridge alla scheda di Peter. Ma mi stavo chiedendo se sia il caso di insegnare loro una pozione come la soluzione corrubante. Credo che il ministero preferirebbe che fosse esclusa dal programma. Peter si raddrizzò lentamente e si voltò a guardarla. Bene, da quanto tempo insegna Hogwarts? Chiese l'Ambridge con la penna pronta sul banco, sul blocco. 14 anni, rispose Peter. La sua espressione era indecifrabile. Harry, senza smettere di guardarlo, aggiunse qualche goccia alla sua pozione. Quello simile fino a la turchese diventò arancione. So che prima aveva fatto domanda per la cattedra di difesa contro le arti oscure, disse la professoressa Umbridge. Sì, rispose piano piano, ma non ha avuto successo. Peter fece una smorfia. Evidentemente. La professoressa Umbridge prese nota. E tutti gli anni, quando è arrivato qui a scuola, ha fatto regolarmente domanda per quel posto, se non sbaglio. Sì, confermò Peter muovendo appena le labbra, sembrava furibondo. Hai idea della ragione per cui Silente gliel'ha rifiutato con tanta costanza? Chiese la Umbridge. Le suggerisco di domandarlo a lui, rispose Peter con uno scatto. Non lo farò, disse la Umbridge con un dolce sorriso. Immagino che sia rilevante, vero? Domandò Peter, stringendosi gli occhi. Oh sì, rispose la Umbridge. Sì, il ministero vuole un quadro completo delle bagagli di esperienze degli insegnanti. Gli voltò le spalle e andò a interrogare Percy e Pankinson sulle lezioni. Peter si voltò verso Harry e i loro occhi si incontrarono per un istante. Sì, Harry si chinò precisamente sulla pozione che stava congolante in maniera davvero sleale, ma un deciso odore di gomma bruciata. Un altro non classificato, Potter, rispose maligno, vuotando il calderone di Harry con un tocco di bacchetta. Poi che tu scriva un tema sulla corretta composizione di questa pozione. E dica
indicando dove, perché hai sbagliato e me lo consegni alla prossima lezione, è chiaro? Sì, rispose Harry furente. Peter mi aveva già segnato di coprire. Quella sera c'era l'allenamento di Quidditch. Questo significava un altro paio di notte insonne. Non gli sembrava possibile essere svegliato tanto felice. Quella mattina ora provava solo il fervente desiderio di quella giornata che inizia più presto. Forse è stata divinazione, annunciò Teto dopo pranzo in cortile, con il vento che agitava gli orli delle veste e le tese dei capelli. Fingevo di star male e fare il tema per Pita, così non dovrò stare sveglio stanotte. Non puoi saltare divinazione, disse Hermione severa. Senti chi parla, tu te ne sei andata, all'odi la Kuman, osservò Ron indignato. Non la odio, ribatte lei altera. Penso solo che sia un insegnante assolutamente atroce, una vera impostora. Ma le ha già preso tutta della magia, non credo che debba saltare altra lezione oggi. Era un'affermazione troppo vera per poter ignorare. Così mezz'ora dopo Harry prese posto nell'atmosfera calda e densa di aromi dell'aula di divinazione. Furioso con il mondo, la professoressa Kuma stava di nuovo distribuendo l'oracolo dei sogni. Harry pensò che avrebbe impegnato molto meglio il suo tempo facendo il tema per Pico, piuttosto che cercare di dare un senso a un mucchio di sogni inventati. A quanto pareva, comunque, non era l'unico in quella classe a essere furibondo. La professoressa Kuma sbatte una copia dell'oracolo sul tavolo tra Harry e Ron e passò oltre, a labbra serrate. Lanciò la copia eccessiva a Dean e Simus e mandò un tempello alla testa di Simus, con l'ultimo centro Neville, il pieno petto, con tanta forza che lui cadde del puff. Al lavoro, insomma, esclamò la professoressa Lacuma con voce forte, acuta, un po' isterica. Sapete cosa fare? O sono forse un insegnante così scadente che non avete nemmeno imparato ad aprire un libro? I ragazzi si scambiarono occhiate perplesse e poi le rivolsero a lei. Harry invece chiese di sapere che cosa era successo, mentre Lacuma tornava in fretta a sedersi sulla sedia dello schienale alto, gli occhi enormi gonfi di pianto. Harry si chinò verso Ron e mormorò. Deve aver ricevuto l'esito dell'ispirazione. Professoressa, disse Palma Calipati in un bisbiglio. Lei e la banda avevano sempre ammirato la Kuma. Professoressa, c'è qualcosa che non va? Qualcosa che non va? Esclamò la Kuma con voce tremola. Certo che no! Oh, beh, sono stata insultata! Sono state fatte insolazioni su di me! Massa cosa infondata! Ma no, non c'è niente che non va! Trasse un gran respiro tremante, distorse lo sguardo da Cali, mentre le lacrime di rabbia le spuntavano da sotto gli occhi. Non voglio parlare, si ingazzò. Di 16 anni di fedele servizio, a quanto pare sono passati inosservati, ma non mi imparano a insultare, questo no! Ma professoressa, chi la sta insultando? Chiese di domande Cali. Il sistema, rispose la professoressa Kuma con voce profonda, teatrale e vibrante. Sì, coloro che i cui occhi sono troppo offuscati dalle occupazioni mondane per vedere come io vedo, per sapere ciò che io so. Naturalmente noi veggenti siamo sempre stati temuti, perseguitati. Ahimè, è il nostro destino. Del gruppiere si tamponò le guance umide con l'orlo dello scialle. Poi trasse dalla manica un fazzolettino ricamato e soffiò il naso con un rumore che ricordava una delle pernacchie di Pix. Ron ridacchiò, la banda scoccò un'occhiata disgustata. Professoressa, disse Calì, vuol dire forse la professoressa Umbridge? Non parlatemi di quella donna! Gridò la Kuma balzando in piedi in tinnio di perline con gli occhiali che lampeggiavano. Siete pregati di continuare il vostro lavoro! Per tutto il resto della lezione si accennò tra loro con le lacrime che ancora spuntavano sotto le lenti, morando da quelle che sembravano minacce. Tanto vale che me ne vada! È una cosa indegna, in verifica! Vedremo! Come osa! Tu e la Umbridge avete qualcosa in comune, disse piano Harry e Hermione quando si incontrarono di nuovo per difesa contro le arti oscure. Ovviamente anche lei ha capito che la Kuma era un'impostora. Pare che l'abbia messa in verifica. La Umbridge entrò mentre lui parlava, ostentava il solito fiocco di velluto nero e un'espressione di profondo compiacimento. Buon pomeriggio, ragazzi! Buon pomeriggio, professoressa Umbridge! Continuarono tutti in tono depresso. Via le bacchette, prego! Ma non c'è più il solito trasmetto di risposta questa volta. Nessuno si era preso la briga di tirarla fuori. Andate a pagina 38 di Teoria della Magia Difensiva e leggete il capitolo 3, intitolato Casi di risposta non offensiva agli attacchi magici. Non ci sarà bisogno di parlare, conclusero in coro Harry, Ron e Hermione a denti stretti. Niente qui, dice, annunciò un genio intorno al lugubre quando Harry, Ron e Hermione entrarono nella sala comune quella sera dopo cena. Ma io sono stato tranquillo, esclamò Harry atterrito. Non le ho detto niente, Angelina, te lo giuro. Lo so, disse Angelina afflitta. Lei ha detto che ha bisogno di un po' di tempo per pensarci. Pensare a cosa? Chiese Ron con rabbia. Ha dato il permesso serpamente, perché a noi no?
Ma Harry non riusciva a immaginare quale piacere provasse l'Umbridge a prendere sulla loro testa la minaccia di non ricostituire la scuola di Grifondoro e capiva benissimo come mai non volesse rinunciare tanto in fretta a quell'arma. Beh, disse Hermione, guarda il lato buono, almeno adesso hai tempo per fare il tema di Peter. E quello sarebbe un lato buono, sbottò Harry mentre Ron guardava Hermione incredulo. Niente, Quidditch, è come delle pozioni! Harry si lasciò cadere su una sedia, tirò fuori la pergamena di Malfoy e si mise al lavoro. Gli fu molto difficile concentrarsi, anche se sapeva che avrebbe visto Sirius solo molto più tardi. Non poteva fare a meno di guardare il fuoco ogni 5 minuti, tanto per controllare. C'era un gran baccano incredibile nella sala. Fred e George avevano finalmente perfezionato un modello di merendine marinari, cui andavano a dimostrare a tutti tra una folla vociante entusiasta. Prima Fred dava un morso alle estremità arancioni di una caramella gommosa e vomitava in modo spettacolare in un secchio. Poi inghiottiva le estremità viola e il vomito cessava di botto. Lì George, nel ruolo di assistente, faceva pigramente emanescere il vomito a intervalli regolari, con lo stesso incantesimo che Peter usava sulle pozioni di Harry. Con il sottofondo dei costanti e coordinate evoluzioni, le voci di Fred e George che prendevano idioti, Harry trovò particolarmente difficile concentrarsi sulla formula corretta della soluzione corrobante. Hermione non era alcun aiuto. Gli applausi, il rumore del vomito nel secchio erano sottolineati dei suoi sbuffi di disapprovazione, che Harry trovava ancora più fastidiosi. Vai a dirgli di smetterla allora, disse Rita dopo aver cancellato per la quarta volta la dose sbagliata di artiglio di grifone in polvere. Posso! Tecnicamente non stanno facendo nulla di sbagliato, ribatté Hermione a denti stretti. È nel loro diritto mangiare quelle schifezze. Non riesco a trovare una norma che proibisca ad altri idioti di comprare a meno che non si dimostri che sono pericolose. A quanto pare non lo sono. Lei e Harry e Ron rimasero a guardare Giorgio che vomitava la raffica nel secchio. Mandava giù il resto della caramella e si realizzava a braccia aperte per ricevere il lungo applauso. Sai, non capisco come mai quei due abbiano preso solo 3 gufo a testa, disse Harry guardando Fred e George lì che raccoglievano soldi dalla folla avida. Stanno davvero il fatto loro. Conoscono solo incantesimi che fanno un sacco di scena e non sono veramente utili a nessuno, rispose Hermione sprezzante. Non sono utili, obiettò Ron piccato. Hermione, hanno tirato su 26 galeoni. Ci volle ancora un bel po' prima che la folla attorno ai gemelli Weasley si disperdesse. Poi Fred lì e Giorgio rimasero a contare gli incassi. Perciò fu solo a mezzanotte passata che Harry e Ron e Hermione avevano la sala comune tutta per loro. Alla fine Fred si chiuse alla spalla la porta e conduceva ai dormitori maschili, facendo tintinnare le sue monete con tanta onestazione che Hermione scoccò un'occhiataccia. Harry non era andato molto avanti con il suo tema e decise di lasciar perdere. Mentre metteva via i libri, Ron, che stava poi isolando in poltrona, si sbagliò con un grugnito soffocato e guardò confusamente nel fuoco. Sirius! Esclamò. Harry si voltò di scatto, la testa scura si spettinava di Sirius. Era di nuovo nel fuoco. Ciao, disse con un sorriso. Ciao, risposero in coro Harry, Ron e Hermione inginocchiandosi sul tappeto davanti al camino. Grattastinchi fece le fuse e si avvicinò al fuoco, cercando di, nonostante il calore, di annusare il viso di Sirius. Come vanno le cose? Domandò Sirius. Non granché, rispose Harry mentre Hermione allontanava Grattastinchi per incendiarsi i baffi. Il ministero ha posto un altro decreto per cui non è più permesso avere squadre di Quidditch. Ho gruppi segreti presi a controllare le altre scuole, completò Sirius. Ci fu una pausa. Come lo sai? Domandò Harry. Dovresti scegliere i vostri luoghi di riunione con più cura, rispose Sirius con un sorriso ancora più largo. La testa di porco, ma andiamo. Beh, sembra meglio dei 3 manici di scopa, ribatté Hermione sulla difensiva. È sempre pieno di gente, e quindi sarebbe stato più difficile sapere cosa dicevate, disse Sirius. Hai molto da imparare, Hermione. Chi ci spiava? Domandò Harry. Mondungus, ovviamente, disse Sirius e rise le loro facce perplesse. Era la strega sotto il velo. Quello era Mondungus. Harry era sbalordito. E cosa ci faceva la testa di porco? Secondo te? Sbuffò Sirius, teneva d'occhio evidente. Sono ancora pedinato. Harry si arrabbiò. Certo, rispose Sirius. E infatti la prima cosa che fai nel tuo fine settimana libero è organizzare un gruppo di difesa clandestino. Ma non sembrava arrabbiato né preoccupato, al contrario, guardava Harry con visibile orgoglio. Perché Doug si è nascosto? Chiesero con un certo disappunto. Ci avrebbe fatto piacere vederlo. È stato bandito la testa di porco 20 anni fa, spiegò Sirius. E quel barista ha la memoria lunga. Abbiamo preso il mantello dell'invisibilità di Scotta che aveva Moody. Usando Sturgis è stato arrestato così ultimamente Doug si veste spesso da strega. Comunque, prima di tutto, Ron, ho promesso a tua madre di farti un messaggio. Ah sì? Disse Ron apprensivo. Dice che per nessuna ragione al mondo devi partecipare a gruppi segreti di difesa contro le arti oscure. Dice che saresti esposto e sicuro che il tuo futuro sarebbe rovinato. Dice che avrai un sacco di tempo per imparare come difenderti e che sei troppo giovane per occupartene adesso.
più ti consiglia, e gli occhi sì, si fossero gli altri due. A Harry e Hermione di non andare avanti con il gruppo, anche se si rende conto di non avere autorità su di voi. E vi prega solo di ricordare che ha cuore per il vostro bene. Vi avrebbe scritto tutto questo, ma se il gruppo non fosse stato accettato, voi sareste finiti in un guaio serio. E non può dirvelo di persona, perché stanotte è di turno. Di turno per cosa? Domandò in fretta Ron. Faccende dell'utile, non ci pensare, rispose Sirius. Così è toccato a me per fare da messaggero. Per favore, dite che non l'ho fatto perché secondo me non si fida. Ci fu un'altra pausa durante la quale Grattastinchi miagolando, cercando di toccare la testa di Sirius con la zampa, e Ron giocorellò con un buco nel tappeto. Insomma, tu che dica che non parteciperà al gruppo di difesa, mormorò Ron. Io, certo che no, rispose Sirius sorpreso. Io credo che sia un'idea eccellente. Davvero, Harry si sentì sollevato. Ma sicuro, disse Sirius, pensi che io e tuo padre ce ne saremmo stati buoni buoni a prendere ordine da una vecchia megera come l'Umbridge. Ma l'anno scorso continuava a ripetermi di stare attento e non correre rischi. L'anno scorso tutto suggeriva che qualcuno all'interno di Hogwarts stesse cercando di ucciderti, Harry, rispose Sirius impaziente. Quest'anno sappiamo che c'è qualcuno fuori da Hogwarts che vorrebbe ucciderci tutti, quindi credo che imparare a difendersi come si deve sia un'ottima idea. E se venivamo espulsi? Chiese Hermione dubbiosa. Hermione, ma è stata una tua idea! Harry la fissò. Lo so, volevo solo sapere che cosa ne pensava Sirius, disse lei con un'alzata di spalle. Beh, meglio esposti e capaci di difendersi che a scuola senza la minima idea di quello che succede, rispose Sirius. Ben Ben detto! detto. Esclamarono entusiasti Harry e Ron. Allora, continuò Sirius, come organizzate il gruppo? Dove vi incontrate? Quello è un problema, rispose Harry. No, non lo so proprio. Tenete la stamberga strillante, suggerì Sirius. È un'idea, esclamò Ron eccitato, ma Hermione suonò scettico e gli altri, Sirius compreso, la guardarono. Sirius, eravamo solo in quattro quando vi incontravate dalla stamberga strillante, disse Hermione. E sapete trasformarvi in animale? Immagino che avreste potuto stringervi tutti sotto un mandato dell'invisibilità all'occorrenza. Ma noi siamo 28, nessuno è un animagus. Qui non ci servirebbe tanto un mantello quando un tendone dell'invisibilità. È vero, ammise Sirius un po' deluso. Beh, sono sicuro che troverete una soluzione. Una volta c'era un passaggio segreto piuttosto ampio dietro quel grande specchio al quarto piano. Forse vi basta per esercitare incantesimi. Fred e George mi hanno detto che è chiuso, disse riscuotendo il capo. È sfranato o qualcosa del genere. Oh, fece Sirius scrutando la fronte. Bene, ci penso e ve lo. Si interruppe il suo volto si fece all'improvviso teso e allarmato. Si voltò e guardò almeno cosa sembrava il robusto muro di mattoni del caminetto. Sirius! Disse rianzoso. Ma era svanito! Harry fissò le piaghe con un attimo a bocca aperta, poi si voltò verso Ron e Hermione. Perché? Hermione trattenne il respiro atterrita e balzò in piedi, sempre fissando il fuoco. Tra le fiamme era apparsa una mano che si agitava come per afferrare qualcosa, una mano tozza dalle dita coperte di brutti anelli antiquati. I tre scapparono di corsa. Alla porta dei dormitori dei ragazzi, Harry si voltò. La mano dell'Umbridge si muoveva ancora tra le fiamme, come se avesse avuto una precisione di dove si trovava la testa di Sirius, qualche momento prima, e stesse cercando di afferrarla.